Io mi scuso, meglio dai, perché probabilmente era un vino buonissimo, ma a me i vini dolci non piacciono. Va bene. Ma la cosa più importante che volevo dire è questa: vorrei ringraziare, e non finirò mai di ringraziarlo, Francesco Bongini, che tutti gli anni. Ci permette di fare questa riunione che nessuno di noi saprebbe come fare a organizzare a casa propria. Francesco, dove si fa? Vedi, bene, vai, ora mi rimetto a sedere. No. Gli siamo particolarmente grati e speriamo che il buon tempo ci permette di fare sempre ancora tante di queste riunioni. Basta non crescere tanto. Salute a tutti. Basta non crescere tanto e non gli fa la d'estate nel campo. Ecco. Le d'estate stretti posso organizzare anche da 12 di più. Non c'è bene. Aspetta, registra. L'ha detto, eh? Che voglia. Ci sono due volontari che non vengono. Chiaramente cosciente di quello che dicevi. Ma scusa, ma quegli altri due dove tu li metti? Se c'è 14. E bisogna fare il giardino al turno. No, da, in giardino, mica in casa. Ma gli altri due si fa? Si butta giù dalla torre? Però poi la Dispari. Poi mangiare. Saremo 15 probabilmente, ci sarà anche Andrea, no? No, Andrea lo manda via anche ormai. Andrea la goccia con le mele poi. Posso fargli le mele, poi lavorare. Comunque Antonio il prossimo anno gli si dice porti il panforte. Allora lo manipoli te questo? Anche la mazza a sé. Vi do un gocciolino. Io portavo una grappa, ma non so cosa. Ora ho capito perché non ho fatto prendere la macchina, perché voi avete un'azione spagna.